12:10 abbiamo con noi, come promesso, Alessandro Perilli, che ci parlerà del suo libro Asse Giudiziario, uscito nel 2018 ed è stato in poco più di 48 ore best seller per Amazon, e ci parlerà anche della sua esperienza in ambito immobiliare per quanto riguarda appunto lo sdoganamento del concetto di asse giudiziario. Benvenuto a Spazio Mattina su Radio Puglia, con te Max. Ciao Alessandro Perilli, benvenuto. Buongiorno Tea, buongiorno agli ascoltatori e grazie per l'invito. Ascolta, la tua idea di scrivere questo libro sulle aste giudiziarie e questo sdoganamento, da cosa nasce? Hai anche un'attività e un sito che si chiama astegiudiziariestrategy.it. Come parte la tua carriera in merito e qual è l'obiettivo di questo libro e questa tua attività? Allora, io ho iniziato a conoscere questo mercato un po' per caso, perché un giorno nel 2010 sono stato invitato da un amico, infatti lo racconto all'interno del libro, sono stato invitato da un amico di Bari che comprò una villa proprio in asta e non conoscevo nulla di questo mercato. Quindi ho capito che c'era una grande possibilità non solo per chi voleva comprare casa e risparmiare, ma nel contempo ho capito anche che c'era la possibilità di aiutare chi era in difficoltà. Diciamo che dal dicembre 2018, dalla data di pubblicazione su Amazon del mio primo libro, ad oggi ricevo... Si chiama Asse Giudiziarie per chi parte proprio da zero. Asse Giudiziarie per chi parte da zero, sì. Diciamo che da allora ricevo via email sui social e nelle varie conferenze sia di ringraziamento da parte appunto di persone imprenditori che, grazie ai consigli e alle esperienze riportate in questo libro, hanno avuto la concreta possibilità di capire come funziona in realtà questo mercato, quindi le cause reali, gli errori da evitare e come approcciarsi, perché sono esattamente le stesse esperienze che ho vissuto io in prima persona. In sintesi, se io volessi acquistare oggi un immobile, magari ho il desiderio di una casa al mare o un altro appartamento, e lo vorrei fare magari affacciandomi all'asse giudiziario per risparmiare qualcosina o per vedermi intorno, quali sono gli step principali da affrontare? Allora, io sconsiglio vivamente di improvvisarsi. Questo è molto importante, perché poi tra i vari clienti che abbiamo purtroppo ci sono molte persone che hanno fatto dei pessimi acquisti in asta, perché l'asta giudiziaria, per quanto possa sembrare simile al mercato tradizionale, perché molto spesso parliamo chiaramente di immobili, non è uguale, non è la stessa cosa. Quindi sconsiglio vivamente di improvvisarsi, o comunque ognuno ha la propria professione, quindi sicuramente l'agente immobiliare non può occuparsi di aste giudiziarie. Può farlo, però è un altro mercato, così altre professioni. Se io vado sul sito del Tribunale Civile Penale di Bari, c'è cioè la sezione asse giudiziaria, lì posso vedere le foto degli immobili, la parte di base d'asta, posso controllare anche le motivazioni per la quale questo immobile è andato all'asta, e magari c'è lì poi una mail del pubblico ufficiale, di qualcun altro con cui interagire per poter partecipare da singolo cittadino a queste aste giudiziarie. Se faccio questa cosa, quali sono gli handicap che posso incontrare se non contatto un esperto, in questo caso di aste giudiziarie come Alessandro Perilli? Allora, Tia, per quanto riguarda le cause, chiaramente per privacy non vengono riportate, viene descritto quella che nella perizia diciamo il valore dell'immobile, vengono descritti i vari abusi edilizi se ci sono, le varie pecche dell'immobile, eventualmente anche i vari pregi. Quello che può accadere è che molto spesso veniamo tratti in inganno dal prezzo, ma in realtà alla base c'è un business plan che bisogna fare, bisogna conoscere le tassazioni, bisogna conoscere le varie procedure, bisogna conoscere eventualmente, se ci sono gli abusi edilizi, se sono compresi per esempio nel prezzo di aggiudicazione o sono costi a parte. Quindi ci sono, cioè, questi sono solo alcuni. Questi abusivismi, pertanto, per demolire o procurare della documentazione per farlo rendere agibile. Sì, molto spesso quindi bisogna capire a monte, prima di poter partecipare, quali sono i pro e i contro, anche perché poi bisogna andare a vedere l'immobile, ma molto spesso la gente, purtroppo, almeno fino a quando non ho
iniziato a divulgare sul web dal 2011 circa le informazioni, perché non si parlava mai di questo settore, diciamo che la gente aveva paura di quello che era il mercato delle aste. Oggi è un po' di meno, perché comunque prima era all'oscuro, addirittura era intimorita da questo mercato, ma insomma da allora il mercato si è finalmente svegliato, ecco, e ha superato un po' il dogma che si celava nei confronti delle aste. Anche perché, per fortuna, ecco, se vogliamo guardarla da questo punto di vista, non se ne parla ancora a sufficienza, ma se ci pensate, questo è un mercato che può muovere milioni di euro ogni singolo mese, potrebbe dare addirittura dei punti percentuali di PIL durante l'anno, perché quando c'è un immobile in asta, in realtà è perché sicuramente c'è qualcuno che non ha mantenuto dei, esatto, o allo Stato o addirittura una banca, oppure ci sono contenziosi civili o addirittura nei confronti di aziende. Quindi il fatto che qualcuno vada a comprare in asta non solo può risparmiare dai 10 ai 30 mila euro durante l'acquisto, poi dipende dal valore dell'immobile, e noi questo lo facciamo costantemente con i nostri clienti, ma abbiamo la fortuna, perché negli anni ho capito come poterlo fare, di aiutare allo stesso tempo decine e decine di famiglie che in questo momento, soprattutto storico, stanno vivendo un momento di difficoltà a seguito, per esempio, della perdita del lavoro, perché si rivolgono a me attraverso il sito, per esempio, attraverso i social, contattandoci e chiedendoci un aiuto per andare a estinguere tutta la massa debitoria, che a fronte di un mutuo che non si riesce più a pagare ci si vede togliere la casa in asta, e nel momento in cui viene venduta la casa in asta non abbiamo la certezza che quella vendita va a soddisfare, non solo, va a soddisfare tutto il credito che appunto, per esempio, la banca vanta nei nostri confronti. Invece noi riusciamo in qualche modo ad andare a distinguere completamente la massa debitoria. D'altra parte, perché a volte quando si va in banca per stipulare un mutuo, di solito vogliono delle garanzie, perché ahimè, se prima il mercato immobiliare, investire su un immobile era una cosa sicura, comunque fruttava, ad oggi per le banche un immobile è un peso, non è un guadagno, ecco perché magari certo. La fiduzione o comunque un'altra persona che possa sottofirmare e pagare per te, per loro è importante, perché dicevi magari non riesce a soddisfare l'impegno che una persona doveva alla banca, proprio perché l'immobile in determinati momenti vale di meno di quello che in quel momento avevamo già pattuito da pagare alla banca. Certo. E chi la paga questa differenza alla banca? Giustamente. Ecco, esatto. Quindi provate a pensare, io nel libro ho inserito tutte quelle che sono le mie esperienze, proprio perché mi sono messo nei panni di chi parte da zero, quindi sono partito io in primis da zero, quindi ho voluto mettere le esperienze e le cose, diciamo, da evitare, gli errori da evitare. Io voglio far riflettere a chi ascolta su un concetto. Provate a pensare tutti quei capannoni, case e locali commerciali, per esempio, che sono abbandonati, che non danno valore a un contesto sociale cittadino, per esempio, no? Chi compra in asta non solo aiuta tutto un indotto di gente dietro la vendita, per esempio come i creditori che stanno aspettando questi soldi, ma allo stesso tempo fa rinascere delle realtà immobiliari e mobiliari anche, quindi immobiliari e mobiliari, che sono abbandonate o addirittura mal curate, per non parlare del fatto che in gran parte aiuta proprio chi sta perdendo quel bene a risanare gran parte dei debiti, perché chi mette la liquidità nelle aste non deve essere visto come qualcuno di cattivo, ma in realtà è qualcuno che sta mettendo i soldi a posto di chi non sta pagando. Quindi questo è un aspetto importante. Infatti, perché si riqualifica anche, come dicevi, una parte del territorio in un paese. Quando hai iniziato un po' a seguire tutte le criticità del sistema immobiliare, questo aiuto ai cittadini, ci sono state delle difficoltà o delle titubanze, sai, dei pregiudizi da parte della gente, certo, magari sul tuo operato, certo, sulla tua professionalità? Assolutamente, poi per fortuna oggi sta cambiando, perché noi rispetto, se pensiamo all'America o altre nazioni, siamo almeno 10-15 anni indietro, dove lì ormai è normale partecipare alle aste, perché si è capito il perché certe cose accadono. Chi vuole omettere o vuole nascondere la verità è perché probabilmente è in prima persona in torto. Io ho avuto difficoltà parzialmente, devo dire, perché poi alla fine
grazie alla genuinità con il quale ho diciamo divulgato queste informazioni, grazie al libro, grazie anche alle persone che poi hanno voluto formarsi in questi anni con me, perché ho anche una scuola di formazione a riguardo proprio per insegnare ad altri professionisti come si partecipa e come aiutare le persone in difficoltà, tutto ciò poi è andato sempre scemando a livello di critiche, perché poi oggi in realtà non ne ho quasi più, perché per fortuna la gente in Italia sta capendo, perché le aste hanno avuto un'impennata di compravendite, perché il mercato immobiliare nel frattempo vive una difficoltà, perché molto spesso la gente vuole vendere immobili che non hanno più il valore di una volta, e quindi siccome siamo affezionati all'immobile vogliamo in qualche modo recuperare quella somma. Le aste ti offrono la possibilità di risparmiare, come dicevo prima, quei 10, 30, 40 mila euro a volte sull'acquisto di una casa, che a molti giovani per molti giovani fa la differenza. In più aiutiamo, per esempio, nel lavoro precario, dove a volte non c'è difficoltà ad accedere con facilità ad un mutuo agevolato. Noi aiutiamo anche in questo, per esempio, perché ci sono dei mutui specifici per le aste, quindi noi quando io per esempio accompagno dei clienti a comprare in asta, li aiutiamo sia sotto l'aspetto del mutuo che sotto l'aspetto dell'acquisto, quindi risparmiano da una parte e hanno delle agevolazioni dall'altra. Poi il libro... Scusami, volevo sapere la tempistica prima di chiudere la nostra intervista, è la stessa che magari avviene quando semplicemente acquisto da un privato o da un'azienda, cioè un imprenditore edile, o è più lunga la procedura? Beh, dipende, se compriamo casa perché mentre stanno costruendo una palazzina, sicuramente i tempi sono più lunghi nel mercato normale, tradizionale. Se l'immobile già esiste e dobbiamo solamente entrarci o al massimo fare delle ristrutturazioni, siamo più o meno con le stesse tempistiche. Burocraticamente non cambia niente. No, perché comunque il lasso di tempo tra la partecipazione e il, diciamo, il rogito, chiamiamolo così, possono essere quei 2, 3, 4 mesi, quindi siamo più o meno nella stessa tempistica. Poi volevo aggiungere che da sabato scorso questo libro ha fatto il suo ingresso negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia, sia su Amazon che in alcune librerie, proprio per la richiesta e il successo. Noi ringraziamo Alessandro Perilli per essere stato a Radio Cule stamattina. Grazie a voi. A raccontarci di aste giudiziarie per chi parte da zero, per chi volesse con curiosità affacciarsi a questo mercato, può visitare il sito giudiziariestrategie.it e seguire Alessandro Perilli su tutti i social, YouTube, Facebook, e ovviamente un contatto telefonico lo trovano sempre sul tuo sito e sui tuoi social, giusto? Sì, ci sono dei moduli proprio, sì. Per compilare. Sì, grazie, sì, infinite per questa delucidazione, buon pranzo. Grazie e a voi. Settimana. Ciao Alessandro. Un saluto a tutti, grazie.